Cuochi di Contrada, una bella novità per quest'anno per la 113esima Fiera Franca del Rosario. Dennis, spiegaci in che cosa consiste questa competizione. La Cuochi di Contrada è un mini reality girato a Segusino durante il periodo estivo. Abbiamo proposto alle varie borgate di Segusino di realizzare una ricetta in diretta, diciamo nella loro borgata. Erano liberi di scegliere il tema purché fosse a base di prodotti locali, insomma, non robe strane. Durante il periodo estivo abbiamo fatto le riprese di queste ricette e sono state caricate in internet. Quali sono le contrade che partecipano a questa gara? Allora, ci saranno 7 contrade: La Piazza, Sarocco e Santa Lucia, Collonc, Riva Grassa, Riva Secca, Stramare e Migliès. Allora, sicuramente i nostri telespettatori saranno curiosi di sapere quali sono i piatti cucinati dalle nostre contrade. Al momento sono top secret, potrete vederli soltanto sul web. E questi videoclip che verranno pubblicati sul web, come potranno le persone visualizzarli e quindi votarli? Possono visualizzarli dalla pagina Facebook della Proloco di Segusino oppure dal sito. Lì ci sarà la possibilità di dare il voto e i due video che riceveranno più voti gareggeranno alla finale del 27 ottobre durante la Fiera del Rosario. E quindi durante la fiera la finalissima, che consisterà quindi in un vero e proprio show cooking. Esatto, sarà proprio uno show cooking che le due contrade vincitrici, che hanno preso più voti, si contenderanno la vittoria finale. Sarà quindi una cena aperta a tutti, in cui verranno cucinate in diretta le due ricette finaliste e poi il pubblico potrà votare la ricetta che gli è piaciuta di più. Ricordiamo che per partecipare a questa cena c'è bisogno di una prenotazione, giusto? Si è consigliata la prenotazione perché essendo proprio un show cooking non è che mai riusciamo a fare quantitativi molto grandi di persone, quindi sì, è consigliato prenotare, ma anche durante gli altri giorni di festa. E la partecipazione quindi permette anche di fare proprio da giuria e quindi decidere quale sarà il piatto che vincerà. Sì, la giuria sarà proprio le persone che partecipano alla cena. E altre novità riguardo a questo mini reality, come mai questo termine? Ma va di moda al giorno d'oggi tutti questi reality sulla cucina, anche noi di Segusino ci siamo ingegnati per creare qualcosa ad hoc. E quindi Segusino, un paesino piccolino, ma alla fine si fa molto notare con queste iniziative originali. Sicuramente, è tutte legate ai nostri prodotti locali. Anche perché appunto i piatti che verranno realizzati da queste contrade hanno molto da raccontare sulle tradizioni e sulla tradizione enogastronomica di Segusino. Sì, abbiamo chiesto alle contrade di fare delle ricette locali, in maniera di valorizzare le nostre tradizioni. E alcune potranno anche essere rivisitate? Sì, ogni cuoco ha libera scelta, insomma. Importante che si rispetti il tema dei prodotti locali e delle ricette tradizionali. E quindi ricordiamo che per vedere i video e votare la propria ricetta preferita bisogna andare sul sito della Proloco di Segusino, www.prolocosegusino.it, oppure alla pagina Facebook della Proloco stessa. E rinnoviamo il nostro invito per il 27 ottobre alle ore 20 per non solo vedere ma anche degustare queste ricette dell'evento Cuochi di Contrada.